meno in un pareggio contro una Sanremese che nel minuto di recupero è rimasta in 10 e non possiamo oggi neanche attaccarci all'arbitro. L'arbitro mi sono attaccato. No, no, io a volte mi attacco all'arbitro. Penso che la partita sia da pareggio perché sono stati fatti due episodi, uno bravo Gagliardi a due ricorsi di palla, l'altro mi purtroppo non ha sbagliato il rigore che ci permetteva di andare a riposo, no, succede nel calcio e l'ha accettato. Adesso sarà una settimana difficile, sarà una settimana di lavoro, andiamo a Legnano contro una formazione in salute che oggi mi pare che abbia fatto 3-4 gol, quindi dobbiamo lavorare testa bassa e cercare di recuperare anche magari quel po' di infortuni che abbiamo. Sicuramente, però ripeto, secondo me abbiamo fatto una partita alla pari nella seconda classifica, perché il Fiorino ha fatto una parata. È girata così, forse potevamo fare qualcosa in più secondo me nel secondo tempo, però noi siamo una squadra che non può gestire la partita quest'anno. Poi dopo l'ultimo quarto d'ora invece abbiamo rimesso qualche situazione appena il primo tempo, però ripeto, se vado ad analizzare in sostanza un euro qua di Gagliardi mi ricordo sbagliato da noi. Un Gagliardi che contro di noi si galvanizza, vabbè, è un giocatore veramente di categoria superiore. È bravo, ha doti balistiche, lo sappiamo, ha fatto un euro gol e ha fatto anche degli altri, però ripeto, secondo me continua un po' a rimettersi a posto e prima o poi tutti verranno. Però secondo me, caro mister, anche noi abbiamo giocatori di qualità, perché Romeirone, Cicco, Tato, Procopio, cioè lì di qualità ce n'è tanta, perché non riusciamo a metterli in pratica e riusciamo ad ottenere risultati? Perché sono momenti, perché Romeirone ha fatto 12-13 gol, oggi ha sbagliato di rigore, Tato e Cicco hanno fatto 16 gol in due, in un campionato di 38 partite sono anche momenti. Secondo me è un momento così, però non dobbiamo secondo me subirlo, ma la squadra oggi è stata viva, ha tenuto bene il campo, era quadrata, insomma. E quindi quando ci sono questi momenti bisogna solamente cercare di lavorare. Quindi da come si esce da questo momento difficile, la quarta sconfitta consecutiva, dopo 8 risultati utili? 8 risultati utili, 4 sconfitte, la squadra abbracciata, una squadra un po' instabile, però si esce con lavoro come abbiamo fatto con gli 8 risultati utili. Abbiamo conquistato il lavoro, invertire questo trend anche altre soluzioni non. Grazie mister, che nonostante sconfitte pesanti come oggi, vieni subito a parlare, a spiegare. È stata la sconfitta di Lozano, che siamo stati brutti, oggi secondo me, ripeto, la partita era da pareggio tutta la vita, con un episodio per parte, a volte gira, a volte no. Se prendiamo atto andiamo avanti. Grazie mister, buona settimana e grazie. Buon lavoro. Grazie, grazie. Matteo. Non ci aspettavamo questa battuta d'arresto, pensavamo almeno in un pari che ci stava, perché noi abbiamo fatto poco, ma loro non hanno fatto niente, hanno trovato quel gol lì con Gagliardi, un gol fantastico nel 7, però noi penso che almeno un pareggio ce lo meritavamo. Beh, sinceramente ce lo meritavamo, la squadra secondo me ha dato tutto, quindi abbiamo dato tutto, non ci siamo risparmiati, ci è stato chiesto di sudarci la maglia e credo che comunque oggi purtroppo il risultato è andato come è andato, ma tutti abbiano cercato di dare il loro contributo. Secondo me il pareggio ce lo meritavamo di sicuro, comunque sai, anche l'episodio del rigore, ma i rigori li sbagliano chi ha il coraggio di calciarli, ok? Quella era una situazione delicata e in quel momento secondo me ha fatto anche una bella parata al portiere, quindi non ci sono colpe verali assolutamente, Ansari ha fatto veramente tanto fino ad oggi per noi, quindi non è un rigore che può cambiare una situazione. Ma assolutamente no, i rigori li ha sbagliati anche i mondiali, i vari pagi, esatto. Magari si possono sbagliare. E comunque l'ultimo rigore l'aveva realizzato la Stresa, quindi. Però noi abbiamo giocatori di qualità, perché non voglio nominare te perché sarebbe troppo facile, sei davanti a me. Però i Procopio, i Manasier, i Cicco, i Romeirone sono giocatori di qualità. Perché non? L'impegno, come giustamente dicevi te, non è mai mancato. Io vi seguo tutta la settimana, lo vedi? L'impegno, voi ce lo mettete la domenica, ce lo mettete agli allenamenti, ce lo mettete quando siete a casa, ce lo mettete con noi anche quando si parla, quindi su quello io posso dire ai nostri tifosi che l'impegno voi la maglia la sudate sempre e comunque. Forse dobbiamo sfruttare un po' di più le qualità dei nostri calciatori. Ma ci sono momenti in cui
quindi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto 8 risultati utili consecutivi, se non 9, non mi ricordo, che comunque la squadra girava bene, tutti riuscivamo diciamo a fare le giocate, a fare la cosa giusta. Questo chiaramente è un momento dove anche la cosa più facile magari non ti viene, e magari succede un episodio dove magari puoi prendere gol, capito? Cioè, e se prendiamo gol poi giochiamo con paura, ci sciogliamo come neve al sole. Ma in realtà secondo me abbiamo avuto anche un'ottima reazione oggi, confronto magari a quello che abbiamo avuto contro Sestri e altre partite. Oggi l'abbiamo proprio diciamo metabolizzato meglio il gol subito, abbiamo creato, tanto che abbiamo preso appunto il rigore, abbiamo creato altre situazioni da calciare in porta. Quindi onestamente oggi secondo me è stata, non la voglio chiamare sfortuna, perché la fortuna va a chi se la cerca. No, un pareggio ce lo meritavamo. Purtroppo sono stati degli episodi che ci hanno condizionato e non siamo riusciti a ribaltare la partita o comunque a pareggiare, anche se ce lo meritavamo. Comunque i risultati di oggi, nonostante tutto, ci sono noi favorevoli, anche se oggi abbiamo perso, anche le altre, diciamo, le nostre concorrenti hanno perso o hanno pareggiato, quindi noi nelle prossime partite dobbiamo fare quei 7-8 punti che ci mancano chiaramente per la salvezza. Bisogna pensare partito per partito ora. Secondo me non bisogna fare calcoli sulle prossime 3 partite, ora bisogna pensare intanto a riposarsi, domani, martedì di partire, domenica c'è Legnano, che comunque sappiamo che è una trasferta difficilissima, e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per interrompere questa striscia negativa. Da lì poi possiamo ripartire, poi se vengono i 3 punti tanto meglio, ma secondo me è giusto ripartire, resettarsi, riquadrarci per riuscire a portare a casa ciò che comunque ci meritiamo, perché comunque tanti siamo qui dal 25 di luglio e abbiamo tutti ad oggi il solito obiettivo, cioè di star tranquilli, di non guardarsi indietro, ok? E ce lo meritiamo tutti. Ce lo meritiamo noi, se lo merita il mister, se lo merita tutti i tifosi, tutti, ce lo meritiamo tutti, ma perché è un anno dove chiaramente sappiamo benissimo che è partito storto, l'abbiamo risollevato, è un momento di calo in questo momento, secondo me ci sta, può essere fisiologico. Oggi non ci meritavamo, perché da oggi era la partita dove potevamo chiaramente interrompere questa striscia negativa, però è andata come è andata, ma secondo me ci sono stati dei segnali positivi da parte della squadra. Questo è il mio pensiero. Buona settimana di lavoro, andiamo a prendersi a Legnano i punti che ci mancano e porta i nostri saluti a tutti e buon lavoro. Grazie.